Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Solcet Aesculapius Farmaceutici SRL, ultimo aggiornamento, 16 marzo 2022. Cos'è Solcet? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Solcet durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Solcet? Solcet è un farmaco a base del principio attivo chetoprofene sale di lisina, appartenente alla categoria degli analgesici FANS e nello specifico derivati dell'acido propionico. È commercializzato in Italia dall'azienda Aesculapius Farmaceutici SRL. Solcet può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Solcet 80 mg polvere per soluzione orale, 30 bustine bipartite da 2 g. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Aesculapius Farmaceutici SRL. Ricetta. RR. Medicinali soggetti a prescrizione medica, classe C. Principio attivo. Chetoprofene sale di lisina, gruppo terapeutico. Analgesici FANS, forma farmaceutica. Polvere, indicazioni adulti. Trattamento sintomatico di stati infiammatori associati a dolore, tra i quali artrite reumatoide, spondilite anchilosante, artrosi dolorosa, reumatismo extraarticolare, flocosi post-traumatica, affezioni flogistiche dolorose in odontoiatria, otorinolaringoiatria, urologia e pneumologia. In pediatria. Trattamento sintomatico e di breve durata di stati infiammatori associati a dolore, anche accompagnati da piressia, quali quelli a carico dell'apparato osteoarticolare, dolore post-operatorio e otiti. Posologia: la dose efficace più bassa deve essere usata per il periodo più breve necessario ad alleviare i sintomi, vedere paragrafo 4.4. Posologia adulti. Una bustina da 80 mg, dose intera, 3 volte al giorno durante i pasti. Bambini di età tra i 6 e i 14 anni. Mezza bustina da 40 mg, mezza dose, 3 volte al giorno durante i pasti. Anziani. La posologia deve essere attentamente stabilita dal medico, che dovrà valutare un'eventuale riduzione dei dosaggi sopraindicati, vedere paragrafo 4.4. Pazienti con insufficienza epatica. Si consiglia di instaurare la terapia al dosaggio minimo giornaliero, vedere paragrafo 4.4. Pazienti con leggera o moderata insufficienza renale. Si consiglia di monitorare il volume di diuresi e la funzionalità renale, vedere paragrafo 4.4. Solcet non deve essere utilizzato in pazienti con severe disfunzioni epatiche e renali, vedere paragrafo 4.3. Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della più breve durata possibile di trattamento che occorre per controllare i sintomi, vedere paragrafo 4.4. Modo di somministrazione e istruzioni sull'impiego della bustina. Aprendo la bustina lungo la linea indicata a metà dose si ottiene una dose da 40 mg. Aprendo la bustina lungo la linea indicata dose intera si ottiene una dose da 80 mg. Versare il contenuto di una bustina o di mezza bustina in mezzo bicchiere di acqua e mescolare. Controindicazioni: Solcet non deve essere somministrato nei seguenti casi: ipersensibilità al principio attivo, ad altri farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS, o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Nei pazienti con anamnesi positiva per reazioni di ipersensibilità, quali broncospasmo, attacchi d'asma, rinite acuta, polipi nasali, orticaria, edema angioneurotico o altre reazioni di tipo allergico al chetoprofene o a sostanze con analogo meccanismo d'azione, per esempio acido acetilsalicilico, ASA, o ad altri antinfiammatori non steroidei, FANS. In questi pazienti sono state segnalate reazioni anafilattiche gravi, raramente fatali, vedere paragrafo 4.8. Ulcera peptica / emorragia attiva, o precedenti anamnestici di emorragia gastrointestinale, ulcerazione o perforazione, due o più episodi distinti, comprovati di sanguinamento o ulcerazione, o dispepsia cronica. Sanguinamento gastrointestinale o perforazione gastrointestinale conseguenti a precedente terapia con FANS o altri sanguinamenti attivi o disturbi emorragici. Morbo di Crohn o colite ulcerosa. Asma bronchiale pregressa. Grave insufficienza cardiaca. Grave insufficienza epatica. Grave insufficienza renale. Diatesi emorragica ed altri disturbi della coagulazione, o pazienti soggetti a terapia anticoagulante. Terzo trimestre di gravidanza e allattamento, vedere paragrafo 4.6. Bambini di età inferiore ai 6 anni.
Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: somministrare con cautela nei pazienti con manifestazioni allergiche o allergia pregressa. Il trattamento con chetoprofene e sale di lisina deve essere interrotto alla prima comparsa di rash cutaneo, lesioni della mucosa, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazioni e associazioni sconsigliate. Altri FANS, compresi gli inibitori selettivi della ciclossiginasi, 2, incluse alte dosi di salicilati, e 3G/DE. La somministrazione contemporanea di diversi FANS può aumentare il rischio di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere Solket insieme ad altri farmaci come Comadin, Symptom, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute. Assumere Solket durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Solket durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza: l'inibizione della sintesi di prostaglandine può interessare negativamente la gravidanza e barra o lo sviluppo embrio/fetale. Pertanto chetoprofene e sale di lisina non deve essere somministrato durante la gravidanza. Risultati di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari: i pazienti devono essere informati circa la potenziale comparsa di sonnolenza, capogiri o convulsioni e devono evitare di guidare o di svolgere attività che richiedano particolare vigilanza in caso di presenza di tali sintomi, vedere paragrafo 4.8. Effetti indesiderati: l'esperienza derivata dalla commercializzazione delle formulazioni orali di chetoprofene e sale di lisina evidenzia che la comparsa di effetti indesiderati è un evento molto raro. Basandosi sulla stima di pazienti esposti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: sono stati riportati casi di sovradosaggio con dosi superiori a 2,5 g di chetoprofene e sale di lisina. Nella maggior parte dei casi, i sintomi osservati sono stati di natura benigna e limitati a letargia, sonnolenza, nausea, vomito e dolore epigastrico. Sintomi da sovradosaggio possono comprendere anche disturbi a carico del sistema nervoso centrale, come mal di testa, vertigine, confusione e perdita di coscienza, così come dolore, nausea e vomito. Si possono verificare anche ipotensione, depressione respiratoria e cianosi. Non vi sono antidoti specifici per un sovradosaggio di chetoprofene e sale di lisina. In caso di sospetto di un grave sovradosaggio, si raccomanda la lavanda gastrica e l'istituzione di terapie di supporto e sintomatiche per compensare la disidratazione, per monitorare la funzione renale e per correggere l'acidosi qualora presente. In caso di insufficienza renale può essere utile l'emodialisi per la rimozione del farmaco dal circolo. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Farmaci antinfiammatori, antireumatici, non steroidei. Derivati dell'acido propionico. ATC. M01A e 03. Chetoprofene sale di lisina è il sale di lisina dell'acido 2,3, benzoilfenil, propionico, un farmaco analgesico, antinfiammatorio ed antipiretico. Proprietà farmacocinetiche: il chetoprofene sale di lisina possiede maggiore solubilità rispetto a chetoprofene acido. La forma per uso orale permette l'assunzione del principio attivo già in soluzione acquosa e quindi porta ad dati preclinici di sicurezza. La VL50 di chetoprofene e sale di lisina nel ratto e nel topo per via orale è risultata rispettivamente di 102 e 444 mg/kg, pari a 30-120 volte la dose. Elenco degli eccipienti: sorbitolo, neosorb P60, sorbitolo, neosorb P30 P60, povidone, silice colloidale anidra, cloruro di sodio, saccarina sodica, ammonio glicirizzato, aroma menta. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.